Paolo Castronovi, assessore alle società partecipate, alle aziende partecipate del Comune di Taranto. Il Comune e il suo ramo assessorile, vicini a questa iniziativa, la giornata mondiale della terra, con la piantumazione di 100 alberi presso appunto la struttura dell'impianto di selezione Pasquinelli, con i bambini, gli studenti della scuola dell'Edda protagonisti. Beh, due obiettivi importanti: il coinvolgimento degli studenti, che sono il nostro futuro, e la possibilità di riempire questa città di alberi. Questo impianto è un impianto che è diventato un gioiello dell'apparato industriale di Amiu, e adesso con questi alberi diventerà anche bello da guardare. I ragazzi sono il sale della nostra attività. Con loro abbiamo iniziato a ragionare quando abbiamo avviato la raccolta differenziata, e sono loro che ci hanno dato una mano grandissima a portare questa rivoluzione culturale all'interno delle famiglie. Per cui continuiamo a coinvolgere e sappiamo di percorrere la strada giusta. Facendo una battuta, questa è certamente la transizione ecologica. Forse a Roma il governo dovrebbe prendere esempio dai più piccoli. Sì, sicuramente sì, come abbiamo anche fatto noi, quindi sentire le loro ragioni e provare a comprendere che il futuro è loro, e quindi sono loro che ci devono dare le indicazioni per il loro stesso futuro.